Trattala come tale, non abusarne. Ciao community, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questo è il video domenicale, come sai, in tre varianti, un pochino più lungo anche. Oggi andremo a scoprire quali saranno le energie e gli eventi principali del mese di febbraio, mese che ormai è alle porte, il secondo mese del 2024. Andremo quindi a chiedere alle nostre tre varianti di alzare un pochino il velo su quello che sarà appunto il mese di febbraio. Le tre varianti te le vado immediatamente a presentare. La prima sarà la avventurina pesca, la seconda sarà la sodalite e infine la terza sarà la rodonite. Questo mese di febbraio vedrà anche il debutto del nuovissimo corso della Lucerna di Cronos, il corso sui sigilli magici. Qualche mese fa è stato annunciato, ha fatto subito il sold out di presenze, ma se sei interessato o interessata non preoccuparti perché comunque il corso verrà riproposto in divenire. Così come verranno riproposti i workshop di cartomanzia, si è appena concluso quello di gennaio, ma verrà appunto riproposto. Insomma, sembra un anno dove di carne al fuoco ce n'è tanta, di proposte ce ne sono tante. E non sono le uniche, sto studiando anche un qualcosa di nuovo, giusto per non farmi mancare niente. Bene, la presentazione te l'ho fatta, è stata velocissima, possiamo passare le nostre tre varianti. Come sai, in questo nuovo format, almeno per ora, non c'è sigla. E quindi andiamo subito a vedere la prima variante. Noi ci vedremo per i saluti finali. Variante dell'avventurina pesca. Andiamo subito a tirare fuori gli oracoli per questo mese di febbraio 2024. Per te che hai scelto la variante dell'avventurina pesca. Mettiamo anche una Ancient Feminine Wisdom e poi da ultimo prenderemo il Woodland Wardens come consiglio generale sulla stesa. Per te che hai scelto la variante dell'avventurina pesca. Le energie e gli eventi principali del mese di febbraio 2024. Ok, andiamo a vedere. Abbiamo la porta del giardino e Auxo, accrescimento. Beh, sicuramente sono due carte molto 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 belle, perché comunque la carta di Auxo, voglio cominciare da questo, parla della possibilità di accrescere le proprie potenzialità, le proprie risorse, i propri talenti. Insomma, una carta che ti dice fidati del futuro, perché comunque il futuro ha in serbo per te molte 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 possibilità, molte potenzialità. Certamente non è differente la carta della porta del giardino, perché fa riferimento a quello che è un periodo abbastanza fortunato, parla addirittura del termine di una fase caratterizzata da incertezze e quindi comunque dell'arrivo di gioie, piccole o grandi che siano, o anche di soddisfazioni. È un momento positivo caratterizzato in particolare da quella che è la frequentazione di persone che consideriamo amiche o per le quali abbiamo comunque una certa stima, una stima insomma abbastanza importante, ma anche da nuove conoscenze che possono arrivare a portare una ventata di novità nella vita del consultante. E quindi comunque sembra un bel periodo questo. La carta parla anche di grandi soddisfazioni sul piano interiore, quindi ispirazione o magari decisione di viaggiare o programmare un viaggio, oppure magari nuovi studi, nuovi percorsi artistici o formativi. Insomma, un periodo nel quale ci si sente forti e appunto si accolgono in maniera molto più costruttiva e positiva quelle che sono le sfide che ci poniamo, non quelle che ci manda l'universo. L'universo in questo caso con Auxo manda probabilmente molte potenzialità, molte possibilità, molti input, mi viene da dire. Insomma, molto molto bello, periodo
ricco, molto positivo, pieno di iniziative. Direi che questo febbraio per te sembra essere un buon mese. Andiamo a vedere coi tarocchi delle dee, vediamo un po' in dettaglio questo febbraio 2024. Che cosa ti porta? Per te che hai scelto la variante dell'avventurina pesca. Allora, fante di bastoni. Beh, le novità qua ci sono, direi. E sono anche molto belle e coinvolgenti. Un fante di bastoni di solito è comunque una bella novità, ribadita dall'asso di bastoni nella prima settimana, quindi il mese comunque si comincia alla grande. L'appeso, l'otto di denari e il fante di coppe. Hai due fanti nella stessa stesa. Due fanti di solito rappresentano l'imminente arrivo di importanti novità, ma a differenza dell'avere un fante, sono molto più veloci, perché comunque l'avere due fanti nella stessa stesa è una delle poche situazioni dove le carte sono doppie, dove appunto semplicemente va ad incrementare già quello che è il significato della carta. Per esempio, due cavalli è estremamente diverso perché rappresentano un'occasione da non lasciarsi scappare. Due fanti invece semplicemente va ad accrescere. Di nuovo abbiamo questa carta di Auxo, come l'avevamo appunto nelle carte del consiglio, che appunto ci dice che qui le occasioni per mettersi in gioco non mancheranno. Sembra un mese molto bello, eh? Il matto. L'otto di spade. È la seconda settimana, quella un po' più triviale. Però, fondamentalmente, spezziamo una lancia a favore anche dell'otto di spade. È una carta di grande connessione. Grande connessione può significare con se stessi, con l'universo, con una persona in particolare. Insomma, è una carta molto 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 importante, eh? Non significa solo il discorso gabbia. Certo, con un appeso sopra la seconda settimana potresti forse essere tentato o tentata un po' di rifuggire questo momento in cui forse addirittura grandi input a livello interiore ti suggeriscono direzioni, ma tu dici no, aspetta. Allora, abbiamo la forza e il giudizio. Beh, che bisogna dire su queste carte? Se escludiamo il momento della seconda settimana, e come sai ti invito sempre a prendere i tempi con una certa elasticità, la seconda settimana può significare da metà della prima fino a metà della terza, più o meno quel periodo lì, quindi per estensione diciamo la seconda decade del mese più o meno. Ecco che arrivi effettivamente ad avere un qualche moto di preoccupazione o magari di paura, o semplicemente preferisci stare solo o sola con te stesso, te stessa. Certo, l'appeso può riguardare la sensazione che qualcuno ci stia nascondendo qualcosa, o la paura che qualcuno ci stia nascondendo qualcosa, o anche la fatica di affrontare un momento nel quale forse, di fronte anche a più possibilità che non devono essere un oceano, possono essere anche due, in amore, nel lavoro, eccetera, preferiamo con quest'otto di spade stare fermi, non muovere il passo, non scegliere, ecco. Certamente tutto il resto del mese lo vedo trascorrere in maniera estremamente positiva, se non addirittura costruttiva. Hai due fanti, nuove conoscenze o comunque persone che ti si rivelano sotto una luce diversa. Il matto potrebbe essere proprio l'azzeramento del giudizio su qualcuno che porta a ricostruire l'immagine di una persona nella tua mente e quindi anche a legarci in modo differente. Un asso di spade può di bastoni, scusami, può rappresentare quelle che sono notizie nelle quali tu hai una parte. Io questo lo ribadisco sempre: l'asso di bastoni non è
la notizia che arriva e ti spiazza. L'asso di bastoni è una notizia che comunque aspetti, attendi. Io invio il curriculum, attendo notizie. Io mi avvicino a una ragazza, attendo, ovviamente virgolettato, notizie, cioè attendo un qualche tipo di cenno. L'asso di bastoni, ecco, prevede sempre una parte attiva del consultante. Sembra che già all'inizio del mese questa parte attiva ci sia, ma è comunque coadiuvata da un matto. E qui bisogna fermarsi un pochino a ragionarci. Il matto è lo spirito fanciullesco, il matto è l'irrazionalità, il matto è la grande creatività ed è addirittura la nascita. Quindi qua potrebbe avere a che fare con quelli che sono nuovi progetti di vita, ma anche con ciò che ti gratifica nel profondo, che alla fine va un po' a gratificare, a tendere la mano, mi viene da dire, a quello che è il tuo bambino interiore, a quella parte di te che alla fine è la stessa, l'identica, quella che è rimasta incorrotta, usiamo questo termine dal tempo, però può riguardare anche quelli che sono i bambini in generale o quelle che sono le persone più giovani di te. Quindi è comunque sempre il coinvolgimento da parte di una situazione nuova o per estensione giovane. Per qualcuno può essere anche il discorso animali domestici, ma è in positivo comunque. Un asso di bastoni di solito riguarda una situazione che comunque ci è gradita e quindi magari la prima settimana o nella prima decade di febbraio potresti anche scegliere, se non lo hai, magari di adottare un animale domestico, oppure magari addirittura potresti incrementare la presenza di animali domestici attorno a te. Magari dai un fratellino o una sorellina al tuo pelosetto, a un canino o un gattino che tu hai. Insomma, la prima settimana sembra un momento nel quale, con un asso e con un matto, più che altro è l'energia, mi viene da dire, perché poi anche gli assi sono sempre in potenza. Anche l'asso di bastoni è una notizia, ok, una notizia che stiamo aspettando, ok, ma non è la concretizzazione, il passo va ancora fatto. La carta rappresenta quello che è il contatto fra il consultante e la notizia che deve arrivare. Ovvio che per qualcuno qua si tratta di nuove conoscenze o comunque anche di nuove idee che attendiamo a veder sviluppare. Per esempio, con un matto potrebbe esserci anche proprio l'idea di iniziare veramente un nuovo percorso di studi o hobbistico o artistico. Insomma, è un fermento creativo la prima settimana e per alcuni è un fermento creativo e sociale, un momento nel quale comunque siamo attratti da più input che l'universo ci manda. A differenza di questo, la seconda settimana diventa un momento nel quale forse poi in realtà si tirano un po' i remi in barca, si sceglie un po' di guardarsi intorno prima di fare il gran salto, prima di concedersi a questa forza che arriva un po' a scardinare tante certezze della quotidianità. E quindi potrebbe essere una settimana dove forse magari si ha anche paura di muovere il passo, magari di dire ok, ho scelto di fare questo percorso, ma sono capace. Ma veramente riesco? Ma se mi dessi un po' di tempo? Certamente un appeso assieme a un 8 di spade può far pensare anche al senso di sacrificio per un qualcosa che comunque fa presa, scusami, su quella che è la nostra percezione dell'universo attorno. Quindi, molto semplicemente, mi è arrivata una bolletta un po' più grossa, la pago, però sono preoccupato perché magari mi ero fatto un preventivo budget nelle mie spese quotidiane e qui mi pesa un pochino di più. Insomma, può essere un momento nel quale forse non solo la nostra incertezza, ma anche il peso delle incombenze quotidiane, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle proprie energie, e quindi ci metto anche il denaro, perché di solito è l'allegoria del fare, del lavoro e quindi anche delle nostre energie, di come le gestiamo. O addirittura dell'ambiente lavorativo, o se non addirittura della comunicazione con gli altri, può essere un momento nel quale forse tendiamo un pochino a guardarci intorno e a dire ok, c'è tanta carne al fuoco, ci sono tante possibilità, però
però le mie risorse energetiche, economiche, o magari anche semplicemente in questo momento la motivazione non sono quelle adeguate alla situazione. Mi prendo un po' di tempo, però questo ci costa in un certo senso sacrificio. Un appeso su un 8 di spade va a parlare del fatto che comunque sentiamo tutto il peso di una situazione e ci preoccupa. Certamente quest'asso di bastoni con questo matto te l'ho dato prima in positivo, ma può riguardare anche una notizia che spiazza a tal punto che non la possiamo definire né positiva né negativa. L'esempio più lampante è l'ex che ti torna dopo 10 anni, cioè che gli dici dopo 10 anni? T'ho aspettato anche no. Quindi qua è proprio una situazione dove nella prima parte del mese gli input sono tanti, i progetti sono tanti, le tentazioni sono tante, però da una certa parte c'è anche un senso di essere un po' spersi, ecco, mi viene da dire, che crea poi questa nuvola nera di pensieri che difficilmente poi qua si riesce a gestire nella seconda settimana. Quindi forse un po' di magone lo vedo, ecco, diciamo. Certamente con un appeso su 8 di spade potrebbe anche essere un momento nel quale devi affrontare un riposo forzato, una degenza, magari perché prendi un raffreddore, ti auguro di no, per carità, io non faccio sulla salute, però queste sono piccolezze, un raffreddore alla fine va bene, oppure magari un momento nel quale hai semplicemente bisogno di riposarti un pochino di più. Ora, se le dovessi rapportare al lavoro e all'amore, queste due carte mi potrebbero parlare sì di nuovi input, ma poi torno a dirti un po' della tua tentazione a rifuggire anche o comunque a prendere tempo. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe essere un momento molto motivante o se non hai lavoro, una possibilità che arriva a inizio mese, però poi tutto, vedi, si va un po' ad arenare. Diciamo che la prima parte, quella un po' più altalenante, è questa. La seconda invece è molto bella, perché comunque abbiamo un 8 di denari su forza e un fante di coppe su giudizio. Allora, l'8 di denari è una carta di continuità, di sicurezza, è una carta di casa, è una carta di... Tra l'altro hai 2-8, lo vedo ora, quindi l'avere 2-8 rappresenta comunque un'evoluzione di un qualcosa che in un certo senso era stato fermato, ma qui non dobbiamo pensare al rapporto che riparte, qui possiamo pensare ad un discorso appunto tuo che dopo un momento di down energetico raccogli le forze e dici ok, questo passo lo devo fare. Perché l'avere 2-8 nella stessa appunto è un qualcosa che principalmente dà una sferzata di energia a tutte le situazioni della nostra vita proprio perché si cambia mentalità a noi, quindi in questo momento facci attenzione perché quello che fondamentalmente ti costringe forse a stare un po' solo o sola con te stesso o con te stessa, però anche quello che ti fa capire che comunque l'energia di questo matto, di questi due fanti, ce l'hai tutta. Ovviamente l'otto di denari che viene a trovarsi sopra una forza ci può parlare di una terza settimana dove forse in realtà, a differenza della seconda, proprio tempo per mettersi lì a pensare non ce n'è. E quindi di conseguenza ci sono di nuovo i rapporti umani, di nuovo le possibilità, ma c'è soprattutto il prenderla mentalmente in modo più ampio, in modo più alla fine il lasciar fluire, il dire ok. C'è questo nuovo percorso, c'è questo nuovo lavoro, c'è questa nuova conoscenza. Io intanto faccio il mio con motivazione, con franchezza, con decisione e comunque me ne vado avanti. Certamente per il denaro e per quanto riguarda la questione lavorativa, la terza settimana è quella è quella migliore del mese, scusami. Mentre per quanto riguarda l'amore, qua potrebbe essere un momento nel quale, laddove tu fossi single, effettivamente potrebbero esserci persone di un qualche interesse vicino a te, ma niente di che, anche persone conosciute magari fra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio, oppure potrebbero esserci comunque persone con cui stai bene,
ma si tratta sempre di un qualcosa che non va a creare la grande storia d'amore, ecco, mi viene da dire. Mentre per quanto riguarda la vita di coppia, qua comunque vedo una solidità non indifferente, dopo un momento dove forse può esserci stata anche qui qualche magagno all'interno della coppia. Quindi in generale diciamo che nella terza settimana tutto procede anche per un atteggiamento tuo che lascia abbastanza fluire. La quarta è quella, secondo me, a vedere queste carte più importante di tutte. Allora, c'è un giudizio, risveglio, notizie, è una carta che va a parlare di presa di coscienza, di ideali che si condividono con altri e quindi ci sta dal progetto di lavoro all'avventura, alla storia d'amore, alla luce di un fante di coppe. Certo, per l'amore sicuramente la fine del mese è la parte migliore. E anche, mi viene da dire, per quelli che sono i progetti artistici, per quelli che sono i progetti creativi, per quello che può essere il tuo avere raccolto uno di questi o più di questi input che ti arrivano dall'universo per rinnovare la tua visione della vita. Certamente un fante di coppe con un ritorno può parlarmi anche della classica situazione dove c'è un ritorno dal passato, che non vuol dire che il ritorno debba poi necessariamente essere accolto da te. Qui potrebbero esserci notizie da un qualcuno che fa parte del tuo passato. Non pensare sempre all'amore, può essere anche un vecchio amico, una vecchia amica o un familiare, una familiare. Insomma, è un mese nel quale a livello di input creativi ne hai talmente tanti al punto da perdere un po' forse anche l'orientamento intorno alla prima metà del mese. Ma poi semplicemente a comprendere, questo mese fai un grande lavoro su di te, che l'universo ti dà proprio perché tu gli permetti questo mese di far entrare. Ovviamente è un mese che vedo andare molto bene sul discorso lavorativo, in particolare dalla seconda metà del mese in poi. Se non hai un lavoro, questo fante di coppe con un giudizio potrebbe rappresentarmi un lavoro che ti piace o che magari è legato a quelle che sono le tue ambizioni, quindi magari voglio entrare in questa azienda, ci provo, mando il curriculum, ci riprovo, che alla fine appunto si concretizza, si realizza. Se stai lavorando in solitudine potrebbe esserci un momento di fermo intorno alla prima decade, ma poi vedo comunque, grazie alla tua grande motivazione, riuscire ad incrementare le potenzialità lavorative, mentre per l'amore lo vedo un mese dove i single avranno, secondo me anche più di una opportunità, però forse si sceglierà almeno nella parte centrale del mese di lasciare un pochino tutto appeso, come dice questa carta, e magari di darsi il tempo di capire quanto queste conoscenze o anche queste figure che si riaffacciano ci risuonano veramente. Per le coppie, nonostante un momento critico qua, quindi nella prima parte del mese, la seconda parte, secondo me, potrebbe rappresentare comunque un netto miglioramento. Per qualcuno in coppia potrebbe essere l'entrata di una terza persona che riguarda te, consultante, che magari appunto torna a farsi sentire. Però in generale è un mese che vedo molto positivo. Io non ci starei a spendere molto tempo, cioè qua forse magari attenzione un po' alla gestione delle risorse nella seconda settimana più o meno qua, però poi alla fine è una cosa che superi, qui per qualcuno mi viene anche da dire c'è la scoperta, non sarà per tutti, attraverso terzi di un segreto legato a una persona, a una situazione del passato, e quindi magari potrebbe essere un mese nel quale il morale qua va giù proprio perché si viene a scoprire un qualcosa che ci è stato fatto alle spalle, ma che ha influenzato un certo tratto del cammino. Il classico esempio è si viene a scoprire che la persona ci tradiva quando stavamo insieme o che magari di fronte a una scelta sul lavoro è stata preferita un'altra persona perché era raccomandata, eccetera, eccetera. È un mese comunque in generale, nonostante questo momento qua, che vedo andare abbastanza bene. Dai, non mi sembra un mese così brutto. Vediamo un pochino cosa vuol dirti il Woodland Wardens, per te che hai scelto la variante dell'avventurina pesca.
È il mese del fare questo, fondamentale, più su di te che sugli altri. Gli altri qua si limitano ad essere comunque un contesto sociale che ti sprona a fare. Allora, abbiamo la volpe e l'edera. Vedi, la volpe si dice spesso è un animale intelligentissimo, furbo, associata appunto alla capacità di usare l'astuzia, mentre l'edera è una pianta comunque molto resistente, diceva il manualetto. Sono le due caratteristiche di questo mese tue, quindi la lucidità mentale e l'astuzia anche fondamentalmente, e un cambio addirittura, una direzione nuova a livello mentale tuo con 2-8 che comunque ti porta abbondanza, e l'edera, la capacità comunque di sorpassare questa tempesta di metà mese. Lascia che la volpe ti guidi in un momento dove le tue certezze possono subire piccoli attacchi, ma in realtà tu con astuzia, con anche industriosità, qua mi viene da dire, e anche comunque capacità di socializzare, ti scrolli da addosso i problemi questo mese e vai avanti. Insomma, dai, un bel mese mi viene da dire, eh? Andiamo a vedere anche l'oracolo delle risposte, anzi, le risposte dell'oracolo, tutte le volte mi imbroglio. Per te che hai scelto la variante della avventurina pesca. Se ti senti messo in ombra, spostati e mettiti in luce. Guarda, secondo me qua è la sintesi perfetta di questo mese, laddove qua ti ho detto ci sono un po' queste situazioni che ti possono pesare, tu ti scrolli di dosso tutto, ti sposti e ti metti in luce. Io ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta, ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante della sodalite. Andiamo ad estrarre gli oracoli per te che hai scelto la variante della sodalite, energie ed eventi principali di questo mese di febbraio 2024. Energie ed eventi principali per te che hai scelto la variante della sodalite. Mettiamo anche una carta dell'Ancient Feminine Wisdom per te che hai scelto la variante della sodalite per questo febbraio 2024. Energie ed eventi principali. Allora andiamo a vedere, qui abbiamo la porta del paradiso e Carpo, i frutti dell'estate. Sono due carte molto belle. La carta della porta del paradiso è forse la migliore del mazzo oracolare dell'oracolo delle porte. A livello divinatorio è un po' quello che è il mondo nei tarocchi, e quindi c'è il successo e la realizzazione. Accipicchia, questo mese per ora sembra già anche la prima variante più o meno era così. La porta del paradiso dice che in tempi abbastanza brevi il consultante riuscirà ad ottenere ciò che desidera, oppure che la sua domanda avrà un esito positivo, oppure che ci saranno possibilità di crescere, di migliorarsi, di trionfare un po' su quello che magari è stato un periodo non facile da gestire. Ovviamente per la ricerca del lavoro la carta dice che l'attesa è finita, che comunque il lavoro è vicino. Se il lavoro c'è già, comunque, magari si desidera un miglioramento, un cambiamento, anche questi sono vicini nel tempo. E in ambito sentimentale la carta è fortemente positiva perché comunque dà speranza alle situazioni. Quindi direi che comunque qua la carta è molto bella. Viene associata ad una carta che forse può far pensare Summer Fruits, i frutti dell'estate, Carpo, che poi in realtà ha i colori autunnali. Come la carta dice in quella che è la dicitura riportata sotto, i frutti dell'estate rappresentano il frutto di un qualcosa. Allora, qui secondo me va fatta un'interpretazione un po' più ampia, nel senso, i frutti dell'estate possono essere
i sogni della giovinezza che si realizzano, per dire, quello quando era adolescente o quella quando era adolescente avevano un'idea della loro vita da adulti che magari sarebbe stata direzionata in un tal modo e poi è andata diversamente. Carpo ti dice: guarda, potresti anche riuscire questo mese a capire che forse puoi raggiungere ciò che hai sempre voluto, ma può rappresentare anche altre situazioni, ovvero può dire: se c'è un qualcosa su cui stai lavorando da tempo, quindi dall'autunno o comunque da un momento in cui mettevi, come si fa d'autunno, come facevano un tempo di autunno, le derrate da parte in previsione dei tempi più bui, ecco che comincia a dare frutti qua. Oppure potrebbe essere un qualcosa che inizi a coltivare ora e che darà frutto alla fine dell'estate. Insomma, comunque è sempre un qualcosa che ti dice: i tuoi sforzi, i tuoi sogni, le tue ambizioni stanno per essere premiati. Molto bello. Andiamo a vedere con i tarocchi delle dee. Per te che hai scelto la variante della sodalite. Energie ed eventi principali di questo mese di febbraio 2024. L'imperatrice, sai che mi viene da pensare veramente che qua c'entri un qualcosa partito o l'estate scorsa oppure che parte ora e si concretizza alla fine dell'estate. Ti spiego il perché. Perché qui abbiamo Carpo che parla di frutti dell'estate, ma in realtà, come vedi, ha i colori autunnali, quindi sono più i frutti di un lavoro fatto in estate. L'imperatrice è vero che è una carta associata ai segni di terra, quindi ci sta la primavera, alla fine è Venere, quindi il toro, eccetera. Però anche una carta che parla spesso, ora non in questa immagine, ma nelle immagini classiche, di una figura che è gravida. Ora, una gestazione dura 9 mesi. Siamo a gennaio, il nono mese dell'anno è settembre, o se proprio vogliamo partire da febbraio sarà ottobre. Quindi comunque secondo me qua o c'è un qualcosa che come progetto, come mente, come intuizione, come corso di studi ha iniziato in autunno e ora sta iniziando a dare i suoi frutti o inizierà a dare i suoi frutti, o anche una conoscenza fatta fra la fine dell'estate e l'autunno che inizia, oppure magari è proprio un qualcosa che nasce ora e che poi si svilupperà in crescendo fino al coronamento dell'autunno. In alternativa può essere il progetto che avevi da bambino o da bambina, il sogno che avevi, che non deve essere necessariamente di lavoro, può anche essere il dire: io quando sono grande voglio avere la mia famiglia, voglio avere la mia... può essere anche questo. Comunque ecco, è un qualcosa su cui si è investito molto. La forza, il cavallo di coppe, il 9 di bastoni, l'8 di coppe. Non deve preoccuparti quest'8 di coppe. Spesso e volentieri i commentatori scelgono, più che commentatori, disegnatori, scelgono di porre l'accento su una delle facce della carta, quindi qua si preferisce quella che appunto guarda l'idea di un qualcosa che si lascia indietro. Ma perché si lascia indietro un qualcosa nell'otto di coppe? Per tuffarsi con tanta motivazione in qualcosa di nuovo, quindi è un momento di passaggio importante, o comunque la carta di chi riesce a calarsi perfettamente nel tessuto sociale, perché comunque è la carta di chi riesce a vendersi in tutte le situazioni e quindi a mediare un po' tutto l'universo che ha intorno a suo pro, è la carta dell'attore fondamentalmente.
10 di bastoni. Il giudizio. 9 di coppe. 5 di denari. Allora, diciamo che qui la parte peggiore forse sembra essere la fine del mese, effettivamente. L'otto di coppe è una carta di rilascio, di rinnovamento, di idee improvvise, che con questo 5 di denari, specialmente a livello lavorativo, potrebbero portare o in questo mese di febbraio o nei successivi mesi ad un cambiamento radicale che poi appunto troverà il suo culmine e la sua definitiva sistemazione intorno a quello che è l'autunno. Certamente laddove queste carte danno il meglio di sé è proprio nel discorso sociale o lavorativo, soprattutto con una forza su 10 di bastoni. Potrebbe essere un momento nel quale si ha estrema voglia di rinnovare le proprie prospettive e addirittura anche un po' di rinnovare il cerchio delle persone attorno a noi. Se così fosse, la seconda settimana è quella più ideale, con un cavallo di coppe e un giudizio, la promessa di star meglio, sia a livello di situazione sociale, amicale, sia a livello di situazione lavorativa, ma anche per alcuni a livello di amore. Non dobbiamo vedere il giudizio sempre come una carta di ritorno, però è possibile che per qualcuno effettivamente qua ci sia un ritorno. Certamente la percezione in questo mese di febbraio è che la tua vita si avvicina ad una svolta molto radicale. Due carte di 9, uno di bastoni e uno di coppe, uno di fiducia e lontananza, addirittura lontananza nel tempo, nello spazio, ma anche nelle dimensioni. 9 di bastoni è anche la carta della divinazione. E un 9 di coppe, una carta di grande abbondanza in potenza, ma che ancora non si esprime al suo massimo. Però poi quest'8 di coppe arriva a dare uno scossone a tutto e a cambiare direzione improvvisamente. Che cosa succede quindi questo mese dove c'è voglia di rinnovamento? Forse c'è anche il ripescare una situazione dal passato, o comunque in generale c'è una certa fiducia verso quelle che sono le situazioni e le persone attorno. Insomma, un mese dove fra alti e bassi si va, però alla fine si sceglie un po' di recidere, non dico tutto il mondo attorno a noi, però in generale quelle situazioni che magari fino a ieri ci avevano visto investire un pochino di più di energia. Perché questo sovvertimento improvviso? Vale la pena ragionarci un po' qua. Soprattutto nella prima parte, una forza e un 10 di bastoni possono far pensare a quelle situazioni vincolanti a livello lavorativo, a livello amicale, a livello di partnership per alcuni, che nonostante un forte radicamento, l'esempio lavoro in questa ditta da anni e anni, stanno iniziando a diventare un po' stantie, un po' sterili. E quindi magari il 10 di bastoni ci dice che forse l'inizio del mese, pur essendo un momento dove la tua forza, proprio in combinazione perfetta col nome della carta, sia a livello interiore che a livello esteriore, di arginare un po' quelli che possono essere eventuali conflitti con altri che possono esserci all'inizio del mese, comunque, benché sia radicata, questa forza inizia forse un po' a vacillare, inizia a chiederti quanto il gioco vale la candela. Questo poi è da chiarire se in amore, se sul lavoro o in generale nella vita. Ed ecco che ti si rivela nella seconda settimana, perché il giudizio è anche una rivelazione, un cavallo di coppe. Ora vale la pena spenderci un paio di parole. Il cavallo di coppe è la situazione, l'uomo o la donna, che sì, ok, sei di una bellezza incredibile, sei di uno charme, di un fascino incredibile, ma magari poi c'è il momento in cui ti sfai d'aperitivi e lì mi cadi un po'. C'è sempre una persona che ha delle forti dipendenze, dei forti attaccamenti o degli irrisolti molto forti. Ed ecco che qua
Laddove ci fosse l'interrogarsi sulle amicizie, ci si interroga sul perché c'è questa connessione molto forte che magari poi è fine a se stessa, perché magari non porta vera costruttività. Oppure magari sulle relazioni, questa relazione che sta andando avanti per inerzia, quindi boh, vale la pena? Non vale la pena? Oppure sul rapporto di lavoro, sì, ok, mi dai tanto, ma quanto mi chiedi è in equa relazione ciò che mi dai e ciò che mi chiedi? Insomma, è come se intorno alla metà del mese con questo giudizio si tirasse un po' le somme di quella che è stata la vita fino ad ora e si mettesse in relazione a quelle che erano le nostre aspettative. Le nostre aspettative però sono quelle, attenzione, non dettate dalla posizione sociale e quindi non quelle indotte da quello che può essere il contesto nel quale ci muoviamo, ma sono quelle del bambino dell'imperatrice e quindi sono quelle che dobbiamo tirar fuori da noi, quelle vere, quelle più radicate. E quindi di conseguenza qua, nonostante diceva una canzone degli anni 30 tutto va bene madama la marchesa, in realtà poi alla fine qui si pone un po' la mano, così si dice no, non va bene un cazzo, cioè proprio anche no. E quindi di conseguenza ci si trova a dover mettere ordine nei tasselli delle proprie soprattutto relazioni sociali, qua mi viene da dire, ma anche lavorative, e si arriva a 2-9, quindi una situazione in fase di completamento che nonostante la grande abbondanza ci vede un po' mettere in gioco la fiducia. Quindi potrebbe essere il mese nel quale mettiamo in gioco la fiducia che abbiamo sul partner o sulla partner, sul tal amico, sulla tal amica, sul tale lavoro. Insomma, in generale, questo 9 di bastoni ci porta a viaggiare prima con la fantasia e poi anche forse fisicamente per cercare altre situazioni che ci compensano di più. È questo il senso di un 8 di coppe che ci spinge ad agire anche talvolta agli occhi degli altri in modo irrazionale per abbracciare un'improvvisa ispirazione che percepiamo sì come necessario taglio di ciò che c'era prima, ma anche come possibile appiglio per riuscire a dare a questo bambino dell'imperatrice un futuro più concreto. Quindi secondo me qua più che un qualcosa che porti avanti dall'autunno precedente potrebbe essere un qualcosa che inizi questo mese e che si concretizzerà al suo massimo splendore poi nell'autunno. L'esempio classico è la nuova conoscenza, e ci sta con questo cavallo di coppe che arriva in questo mese di febbraio, ma con cui c'è un diciamo una storia altalenante oppure un punzecchiarsi, un sentirsi, uno che è destinata ad evolvere nei mesi successivi. Però questo comporta un completo rinnovo anche delle tue relazioni sociali, cioè per dire, è chiaro che se io trovo una ragazza a 50 km di distanza, quando vado da lei le relazioni sociali qui, sì, ok, siamo ancora amici, però forse mi vedrete un po' di meno. Qui c'è proprio un rinnovamento di questo tipo. O è chiaro che se io magari mi viene fatto un contratto da 10.000 euro al mese, chiaro, sì, ok, continuerai a trovare i video, però forse magari ne troverai un po' meno. Quindi ecco, qua c'è alla fine il gettare il seme per orientare la propria vita verso un'altra situazione che, se da una parte ci appare incerta, perché un 5 di denari comunque è sempre una carta che riguarda un po' le incertezze, appunto, di fronte a quelle che magari fino ad oggi sono state certezze, però anche una carta che in un certo senso domanda il concorso dell'universo o delle altre persone come necessaria integrazione, quindi per estensione come aiuto per riuscire a raggiungere determinati obiettivi. Ora poniamola in amore. In amore qua ci potrebbe essere un momento nel quale forse si è un attimino insofferenti, sia che tu sia single, sia che tu sia in coppia. Però qua rinasce la motivazione, o comunque per alcuni c'è veramente una nuova conoscenza, o magari è il riprendere il filo con qualcuno
con cui forse nemmeno è stato mai interrotto, però poi vedi, la terza settimana comunque un momento di frattura. Sì, ok, è rientrato Mariolino dal passato, è rientrata Giuseppina dal passato, ma mi dà? Sì, ok, c'è questa amicizia importante, eccetera, ok, però mi dà? Insomma, c'è tutto, tutto converge verso questi 2-9 che di nuovo ci vanno a parlare del mese numero 9, secondo me, quindi di settembre, o comunque dell'autunno, e ti dicono che qua c'è un momento nel quale si dà uno scossone, soprattutto a livello emotivo e a livello amicale, verso un rinnovamento molto importante. Un po' la vedo anche così sul lavoro, potrebbe essere un momento nel quale il lavoro forse non riesce, o magari non c'è, non riesce a darti la realizzazione che ti aspettavi, qui si accarezzano idee di rinnovamento, però si ferma tutto. Per qualcuno a fine mese c'è proprio il cambio di lavoro o il rinnovamento a livello lavorativo, per altri c'è, se non altro, l'idea mentale di cercare uno sbocco professionale in altre situazioni, o comunque in un cambiamento radicale dell'assetto attuale lavorativo. Quindi, sostanzialmente, sia nel lavoro come nell'amore, vedo comunque un mese nel quale ci si interroga, si prendono delle decisioni molto nette, molto rigide, si sceglie di iniziare il rilascio di un qualcosa di precedente, si sceglie di abbracciare l'idea di rinnovamento anche grazie a quello che può essere il concorso di altre persone, forse addirittura nuove per qualcuno vicino a noi, o nuove proposte di lavoro che poi siamo certi che nei mesi successivi ci porteranno a realizzazione. Noi, siccome siamo curiosi, andiamo a vedere. Facciamo una cosa particolare per questa stessa numero 2. Andiamo a vedere un po' questo settembre, come mai è così importante per te? O comunque l'autunno in generale, perché sarà così importante? Non lo dite alle altre due stese. 4 di bastoni, 4 di denari, 8 di spade. Allora, ti porta la stabilità con un qualcosa, l'otto di spade non la devi vedere, è uscita anche nella parte prima, non la devi vedere come carta necessariamente brutta. L'otto di spade è anche la carta di chi è comunque fisso, fissa su un pensiero. Quindi tutto ciò che questo mese si muove in autunno trova una sua stabilità dopo che tu ci hai investito molte, molte, molte energie. Quindi, secondo me, qua può essere il mese nel quale si inizia una evoluzione più funzionale ad un qualcosa che magari nemmeno mai abbiamo espresso fino in fondo, ma che porta nel tempo un completo rinnovamento e che appunto ci aiuta a porci nuovi obiettivi, soprattutto a rinnovare il contesto sociale o di coppia attorno a noi. E per qualcuno qua a fine mese c'è proprio l'interruzione o l'avvio dell'interruzione di una situazione lavorativa. Se non altro, intorno a fine mese, se non c'è interruzione di situazioni lavorative a fine mese e a inizio, devi fare un po' attenzione alle risorse. Inizio mese cerca di muoverti un pochino, perché anche la forza è una carta di sport, di dinamismo, quindi magari cerca di darti di prendere dei momenti per te, perché comunque servono a centrarti un po' anche da una situazione con questo 10 di bastoni che sembra gravare su di te. Quindi magari a inizio mese cerca di testare anche il fisico, perché comunque potrebbe essere importante per te. I momenti rivelatori sono nella seconda e nella terza settimana, dalla quarta si avvia il grande rinnovamento. Andiamo a vedere cosa vuol dirti il Woodland Wardens per te che hai scelto la variante della sodalite. Per questo mese di febbraio. Allora, il coyote e la datura. Allora, che ci siano novità ce lo dice anche questa carta, però che ci sia anche tutta la tua incertezza e
tutto quello che può essere anche il volgersi verso una situazione nuova, con però prospettive in tempi lunghi, ce lo dice anche la carta del coyote e della datura, perché ci dice: sì, ok, qui arriva un qualcosa di nuovo per te, però fai attenzione che la situazione comunque rappresenti per te una vera rinascita, ma soprattutto fai attenzione a quella che può essere poi la crescente insofferenza che provi verso il mondo attorno a te. Quindi tutto ciò che questo mese ti arriva come rinnovamento può diventare un qualcosa che ti seduce, però devi saperlo gestire, perché qui può essere poi un qualcosa che ti fa, attraverso l'ansia del concretizzare un rinnovamento che comunque arriverà, lo abbiamo visto, ti fa comunque poi magari forse anche isolarti rispetto a quelle che sono le situazioni attorno a te, quindi ti dà un po' di difficoltà a gestire l'attuale. Quindi sì, ok, proiettarsi nel futuro, però resta radicato, resta radicata, forse questo è il senso di questa forza, soprattutto per quanto riguarda le situazioni affettive. Sì, ok, permetti pure che la persona entri nella tua vita, però non permettergli da subito di dettar legge, nemmeno dopo, secondo i miei gusti, però non permettergli di dettar legge, non permettergli di far piazza pulita subito delle tue... Prima testa, forse è questo che ti dice anche questo 8 di coppe con 5 di denari. Ok, il tuffo lo puoi fare, puoi trovare anche qualcuno disposto ad aiutarti, però con calma. Questo è il mese dove il cambiamento inizia più a livello di energie tue, ed ecco perché poi si concretizzerà a settembre. Diciamo che questo mese sei molto fertile come questa imperatrice, ma che il bambino deve essere ancora partorito, è ancora in formazione, sarà partorito poi nel momento in cui è giusto che sia partorito, quando il tempo naturale avrà compiuto la sua evoluzione. Per ora tu limitati a prendere atto di un qualcosa di nuovo che sta arrivando nella tua vita e ad investirci, ma con criterio. Andiamo a vedere anche per te le risposte dell'oracolo, che cosa vuol dirti in merito a questo mese di febbraio 2024, per te che hai scelto la variante della sodalite. Prudenza nel settore finanziario, modera le spese. Allora, soprattutto dicevo per il lavoro, qua c'è l'idea di rinnovamento, c'è l'idea di nuovo progetto, c'è l'idea, secondo me, anche in amore qua, però ok, vai, però attenzione, prudenza. Beh, magari da qui a settembre faremo altri interattivi e andremo a vedere come questa situazione può evolvere, se ovviamente ti sei riconosciuto o riconosciuta nella variante. La moderiamo, la teniamo d'occhio. Io ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta, ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante della Rodonite. Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante della Rodonite come sarà questo mese di febbraio 2024. Energie ed eventi principali. Per te che hai scelto la variante della Rodonite. Energie ed eventi principali di questo febbraio 2024. La porta socchiusa e Pandora, il regalo di speranza. Non sono malissimo neanche queste, non come le due varianti precedenti, ma non sono per niente male queste carte. Iniziamo dalla carta
della porta socchiusa ha un significato sempre un po' ambivalente, in particolare laddove le nostre energie siano focalizzate su uno specifico progetto. È una porta che per noi si sta aprendo, c'è una possibilità di successo all'orizzonte, quindi la risposta è positiva, ma solo in potenziale. Dall'altro lato la carta ci dice fai attenzione, perché in questa fase la porta può ancora chiudersi e quindi ci invita ad una riflessione. Questo è veramente ciò che vogliamo? L'arcano parla di un momento di confusione o comunque un momento nel quale ci si domanda se veramente vogliamo allegoricamente lasciare la via vecchia per la nuova, o magari se è semplicemente la nostra paura del cambiamento, e quindi parla di prudenza. Bisogna giocare bene le proprie carte, e anche magari se si tratta di lavori o di persone o di comunque prendere maggiori informazioni prima di prendere decisioni importanti, poiché le nostre paure potrebbero non essere infondate. Ora, questa carta molto interessante si allega a quella di Pandora. Pandora, lo sappiamo tutti, l'abbiamo visto tutti, Pollon, è la dea della speranza, quindi è, cioè non Pandora in sé, la speranza è nel vaso di Pandora. Pandora parla comunque di un rinnovamento di prospettive o di possibilità di vita che comunque comporta un momento non facile da gestire a livello emozionale. Ora, queste due carte potrebbero parlare di un rinnovamento incentivato, quindi ipotesi, sono in coppia, ho conosciuto un'altra persona, mi attira di più, però fatico a rilasciare l'attuale partner. Nel lavoro c'è questo progetto interessante, comunque, che promette sviluppi concreti, però quest'altro intanto, pur se mi dà poco, mi dà un mensile. Nella vita in generale c'è questa occasione, ok, che faccio? Mi trasferisco? Vado? Mi butto? Però qua ho tutti gli amici, ho tutti... Insomma, è un po' l'ago della bilancia. Però ecco, Pandora ci dice, pur dovendo fare una scelta che ti costa forse anche dolore, o comunque magari ti costa anche il sacrificio di una parte di quella che poteva essere la vita precedente, comunque alla fine la speranza c'è e quindi il rinnovamento c'è, e si mette bene accanto alla carta della porta socchiusa, perché la carta della porta socchiusa fra i suoi significati appunto ha quello di una persona che si dice ma è davvero ciò che voglio? Forse questo mese l'universo potrebbe tentarti di fronte a quella che è una nuova situazione, oppure potrebbe portarti a fare una cernita di tutte quelle che sono le possibilità che hai nei confronti a quelle che sono le perdite che hai, e quindi un bilancio più che una cernita della tua vita. Andiamo a vedere, per te che hai scelto la variante della Rodonite, energie ed eventi principali del mese di febbraio 2024. Il 9 di denari è una carta interessante perché ribadisce il concetto della ricerca della sicurezza che un qualcosa vada bene, ma è anche una carta di autonomia, attenzione, la carta del singolo, di colui o colei che rivendica la propria autonomia o che già ce l'ha. Il matto. Il 3 di denari. Il 7 di spade. Il diavolo. Il 2 di bastoni. Il sole. Il 9 di coppe, l'eremita. Allora, quando qualcuno conosce i tarocchi un pochino in fase di consulto, quando esce il 7 di spade mi dice aia, aia. In realtà il 7 di spade, qualora si parli di lavoro, per esempio, è una carta ottima. Quindi
Cioè, sicuramente qua a livello di situazione lavorativa ci sono dei movimenti o dei cambiamenti importanti, anche perché comunque abbiamo nella prima settimana un matto su due di bastoni. Spieghiamola anche questa. Si dice che un matto sia un azzeramento, una rinascita, un nuovo modo di percepire l'universo attorno a noi e quindi anche un nuovo modo di interagirci, quindi anche nuove possibilità, nuove potenzialità, nuove sfide, nuove avventure da vivere, insomma tutto ciò che rappresenta il rinnovamento, anche nuovi amori volendo. Ma un due di bastoni, una carta che è importantissima, su cui vale la pena di fermarsi, ovvero rappresenta il dominio e la decisione. Però perché questo dominio e questa decisione vengano espressi al loro massimo potenziale, bisogna superare l'indecisione, bisogna riconoscersi la capacità di esercitare un potere. Ora, è chiaro che qui forse ci può essere un momento in cui, in amore, nel lavoro, nella vita in generale, stentiamo a tirar fuori questo potere da noi. Perché probabilmente non abbiamo le certezze di come potremo orientare una situazione. L'esempio più classico te l'ho fatto prima. Voglio chiudere questa storia perché sento il bisogno di rinnovarmi. Ma in realtà questa storia sono così sicuro, sicura di chiuderla? Veramente non provo più niente per l'attuale partner? O magari forse è un momento? E quindi qua nella prima settimana c'è un po' l'interrogarsi, secondo me. Interessante la seconda settimana, da qui parte un quaternario di carte veramente interessante. 3 di denari, 7 di spade, sole, 9 di coppe. Per il lavoro, almeno per il lavoro, la parte centrale sembra la migliore. Il sole porta alla luce possibilità, il 3 di denari porta comunicazioni, porta il fare. Il 7 di spade porta a un progetto importante o una realizzazione importante o comunque il radicamento all'interno della posizione lavorativa. Il 9 di coppe comunque parla di un periodo di relativa tranquillità. Sembra che tu giochi un pochino a mettere da parte le emozioni nella parte centrale del mese. Certo, questo sole potrebbe parlarmi del partner o della partner con cui magari si comunica per prendere una decisione, o magari se non c'è partner, del comunicare con qualcuno che vedi come potenziale partner per il futuro. Però secondo me qua tutto resta fermo a livello di quella che potrebbe essere una interazione più profonda col prossimo. Qua secondo me è molto più settato su quella che è la tua realizzazione nella vita. E quindi la parte centrale del mese la vedo di lavoro, la vedo di costruzione, la vedo di movimento per radicarsi, migliorarsi, crescere o addirittura progettare un completo rinnovamento nel tempo. È come se tu scegliessi di mettere da parte tutto ciò che l'interiorità e la vicinanza alle altre persone a tutti i livelli, amicale, familiare, può darti per concentrarti, focalizzarti sul lavoro. Per qualcuno questo matto su due di bastoni potrebbe rappresentare una decisione da prendere intorno a quelli che sono i figli o le situazioni magari più giovani, e quindi magari quelle situazioni da poco entrate nella nostra vita, o in alcuni casi gli animali domestici. Comunque, in generale, qua secondo me matto su due di bastoni vanno un po' a parlarci del fatto che questo mese tiri fuori gli attributi e ti focalizzi più su quella che è la tua realizzazione materiale. E non devi vedere nemmeno un'associazione diavolo eremita in maniera negativa, io credo. Il diavolo fondamentalmente è anche il portare un'innovazione creativa, un qualcosa che ci seduce, un qualcosa di nuovo che ci stimola la fantasia, la creatività nella nostra vita. L'eremita non è soltanto il guardarsi indietro, ma è anche l'avviare un percorso. Insomma, un mese dove a livello lavorativo ti dai da fare in previsione di. Se non hai lavoro, qua può arrivare una comunicazione a metà mese che può portarti ad abbracciare un'esperienza lavorativa che nel tempo
può diventare quasi uno stile di vita per te, un po' come quelle persone che, influenzate in maniera molto forte dal lavoro, magari appunto hanno una vita non canonica, cioè non il canonico orario d'ufficio, o comunque magari se hanno un lavoro che li porta magari a fare turni, quindi magari non hanno un orario definito come chi fa il classico orario 8-18 eccetera. Insomma, qua c'è un qualcosa che comunque alla fine ti assorbe, ma in positivo, e ti radica fondamentalmente, perché poi alla fine apri con un 9 e chiudi con un 9 l'eremita e mi passi da un altro 9, quindi sono situazioni in fase di completamento e la percezione di una meta che comunque è vicina. La vedo un po' diversa sull'amore. Sull'amore direi che qui potrebbe essere un mese nel quale si testa molto la pazienza che abbiamo verso gli altri. Per qualcuno potrebbe essere un mese nel quale magari veramente si fa il gran botto. Per altri potrebbe essere un mese nel quale forse si esprime tutta la propria criticità verso una situazione che comunque ancora non riusciamo completamente a lasciare, ma che ci vede già proiettati verso uno stato di single. L'eremita è solo, il 9 di denari è comunque la carta del single. Insomma, è un mese dove forse magari l'interazione per te può rappresentare un po' un aspetto minore, ecco, e forse per alcuni con questo matto su due di bastoni c'è proprio la voglia di azzerare e magari ripartire anche con un qualcuno che già fa parte della nostra vita o che ha fatto parte in precedenza. Insomma, mi dispiace darti questa informazione, ma a livello di amore può essere un mese dove ci si interroga molto su quello che è il nostro attuale vissuto nei confronti di ciò che in realtà avremmo voluto vivere. E quindi può essere un mese nel quale il partner o la partner si fanno un po' penare, fino a questa situazione finale dove per qualcuno addirittura c'è un po' il classico perentorio chi se ne frega, alla fine se mi capita un'occasione mi concedo, non mi sottraggo. Insomma, un mese nel quale fai per te e comunque setti su quelli che sono i tuoi bisogni e scruti le possibilità di un domani, come già la carta della porta socchiusa ci diceva, ma senza ancora prendere veramente decisioni. È un mese nel quale un po' vai a scardinare tante certezze, ma ancora non ti decidi a buttare giù le torri. Ci vuole ancora un po' perché tu qui prenda decisioni importanti, soprattutto per quelle situazioni che ti seducono a livello lavorativo o per quelle persone che magari entrano o rientrano questo mese, per alcuni in maniera fisica, per altri a livello mentale, a farti interrogare su quella che è la tua attuale cerchia di conoscenze e la tua attuale situazione di partnership, se c'è. Un mese nel quale rifondi le tue certezze fondamentalmente, e alla luce di quella che è stata l'esperienza, di quanto costruito finora, scegli di rivendicare ciò che ti compiace veramente, anche se questo dovesse costarti l'accusa da parte degli altri di essere un gran testa di, però tu alla fine te ne sbatti. Sai, a volte bisogna anche un po' essere teste di cazzo, le situazioni lo richiedono, soprattutto quando attorno a noi diventa talmente fisso un qualcosa da creare stasi, da non creare movimento, un po' quello che percepisco. Tu qui hai voglia di movimento, hai voglia di, e però sembra che tu non possa muoverti. E sicuramente il pensiero va a situazioni potenziali nelle quali comunque avresti molte più possibilità. Certamente, ti ripeto, al di là di quella che è tutta l'incertezza che caratterizza le relazioni questo mese, a livello invece lavorativo, almeno in questo caso, c'è molta gratificazione o comunque ci sono spiragli importanti e progetti importanti. Andiamo a vedere col Woodland Wardens per te che hai scelto la variante della Rodonite per questo mese di febbraio 2024. Allora, il Caimano e il Papavero. Vedi, non c'è molto da aggiungere. Il manualetto, cito a memoria,
del Woodland Wardens diceva: guarda, comunque una tua ambizione, un tuo sogno che hai dovuto fermare o che hai dovuto rivedere è vicino ad avverarsi. Resta fermo, resta ferma, aspetta, teorizza pure quanto vuoi a livello mentale, se necessario viviti l'avventuretta, se necessario ascolta le proposte di lavoro, però resta fermo, resta ferma. Questo mese è il mese nel quale fai più lavoro a livello mentale e magari anche di insofferenza un pochino, però resta fermo, resta ferma, perché comunque già intorno alla fine del mese questo diavolo, te l'ho detto, viene a solleticare un po' quello che è questo eremita, a risvegliargli i sensi. Quindi comunque la carta ti dice che è un mese nel quale le evoluzioni ci sono buone sul lavoro, ma per tutto il resto sono solo teoriche, progetti di vita, relazioni, amicizie, famiglia, sogni, sono tutte teoriche, ma che in realtà la realizzazione di un grande cambiamento che compiaccia nel profondo quella che è la tua profondità, dai, mi sono un po' incartato, comunque è più vicino di quanto tu pensi. Andiamo a vedere anche con le risposte dell'oracolo per te che hai scelto la variante della Rodonite, cosa vuol consigliarti. Osa, sei più forte di quanto credi. In contrasto a quello che è il consiglio della carta del Caimano, qua ci dice osa. Allora, vanno un po' dosate, perché poi osa è quello che ti dicevo anch'io qua, tu devi esercitare un potere. Però qui è lo scegliere. Ok, ed è il dire scelgo di avviare almeno dentro di me un processo di completo rinnovamento. Il Caimano ti dice sì, ok, fallo, però poi sappi che devi attendere, comunque resta fermo, comunque non mettere troppa carne al fuoco. Nel momento in cui tu scegli di aprirti ad una potenziale nuova situazione che ti compiace nel profondo, ok, hai già fatto il tuo, hai già osato, poi attendi che i tempi siano maturi. Alla fine comunque è interessante tornare alla carta di Pandora, in quanto Pandora stappa il vaso, fa uscire tutti i mali del mondo e alla fine c'è la speranza. Ovvero, quello che stai facendo tu qua, ovvero tu prendi la decisione, si apre una stagione di lotte, conflitti, eccetera, poi si chiude e finalmente puoi rivendicare il tuo premio. Il senso di queste carte è questo. Insomma, un mese almeno a livello mentale di grandi sfide che ti proiettano poi verso quella che è nel tempo una realizzazione che comunque tu secondo me sai che ti sta aspettando. E quindi qua potrebbe veramente essere il dire: sai cosa, questa coppia è bella, però quella che ci avevo un tempo, io torno indietro. E quindi non sarà per tutti, e quindi magari essere il mese nel quale scegli di darti una nuova possibilità di vita o di ridarti una nuova possibilità di vita con qualcuno. Però dal dire al fare, ti dicono le carte, è un po' lunghetta, ma tu ce la farai, ne sono certo. Ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Passo ai saluti finali. Si conclude così questo interattivo che ha alzato il velo su quelle che saranno le energie e gli eventi principali del mese di febbraio, il secondo mese del 2024. Io mi auguro che questo video ti sia piaciuto. Se così è, ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Noi ci vediamo domattina per le energie della settimana. Ciao! Energie del mese di febbraio, un mese che si sta per aprire. Mancano due giorni, no, ma quanto manca? Non lo so, cazzo, è il 28. Riproposto in divenire, assieme al workshop di cartomanzia, divinazione. Affanculo. Benvenuta! Questa è la lucerna di Cronos e questo è l'intra... questa è la minchia! Cazzo, ammodino, su!
Si conclude così questo interattivo che... Sto cazzo. Si conclude così questo interattivo che... Oh, non mi va a venire, cosa cazzo devo dire? Si conclude così questo interattivo che ha alzato il velo su quello che è il... quello che sarà il mail vaffanculo. Si conclude così questo interattivo che... ce la puoi fare, dai, su, senza ansia. Si conclude così questo interattivo che ha alzato il velo su quelle che saranno le energie del secondo mese di 2024, il mese di febbraio. E sto cazzo.